Bentornati. Parlando di alimentazione umana, naturalmente per chi mangia la carne, viene fatto di pensare a un animale del quale non si butta via niente. Già dicendo questa frase, tutti quanti voi avrete capito. Sto parlando del maiale. Il 99% del corpo di un maiale si consuma nell'alimentazione umana e quell'1% che non si mangia, le setole, vengono comunque adoperate per la realizzazione di pennelli e chissà quante altre parti in diverse zone d'Italia sono state sfruttate per applicazioni che in questo momento non mi vengono in mente, ma so per certo che il maiale si consuma in tutte le sue parti. Ma invece, parlando di piante, esiste un vegetale del quale si adopera proprio tutto e tradizionalmente si sono sfruttate tutte quante le sue virtù? Equiparabile al maiale che si mangia, del quale si usa tutto, qual è quel vegetale del quale si adopera proprio tutto? Ebbene, tra poco ve lo farò vedere. Eh già, si tratta proprio del sambuco, lo vedete alle mie spalle. Adesso, in questo momento dell'anno, primavera, ci sono le sue fioriture profumatissime e orizzontali. Poi, più avanti, nella stagione estiva, matureranno i suoi frutti, che verranno adoperati anche loro per la preparazione di confetture, ma anche tanti altri preparati. Sambucus nigra, appartenente alla famiglia delle caprifoliacee, è un albero che può raggiungere anche notevoli dimensioni, sebbene noi siamo abituati a vederlo sempre come piccolo arbusto e talvolta soffocato nella boscaglia. Ma vi ripeto, è un albero. Dunque affrontiamo le tante applicazioni che sono possibili di realizzare con le parti di un sambuco. Partiamo dai fiori. I fiori profumano l'acqua e nel passato le donne profumavano la loro pelle utilizzando quell'acqua. Gli stessi fiori, pastellati, possono essere fritti, dunque sono alimentari. Sempre i fiori vengono fatti fermentare con succo di limone, fette di limone, acqua di fonte esposta al sole in un barattolo. Questa poi si muove, diventa particolarmente frizzante e come se fosse, naturalmente con le dovute differenze e proporzioni, un prosecco, uno spumantino, anche in origine utilizzato da popolazioni magiare in Ungheria, in Romania, poi attraverso il ponte slavo giunto in Friuli, una bevanda dissetante per l'estate che si prepara giusto in questo periodo dell'anno, quindi tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate. Le cortecce sono febbrifughe, abbassano la febbre. Il legno è durissimo, se tagliato a luna calante, stagionato come si deve, poteva, pensate, comporre anche attrezzi da lavoro come addirittura i denti di ingranaggi di cardani, volani, ingranaggi per i mulini, per i frantoi, un legno durissimo. All'interno c'è un midollo, mescolato con foglie di salvia o talvolta di stramonio, componeva una mistura per liberare il respiro, insomma curava l'asma. Le foglie, i getti giovani, sono cicatrizzanti della pelle, disinfettanti e persino antiparassitari, esternamente e internamente. Dunque un sambuco che a un certo punto realizza dei frutti che devono essere sempre cotti, perché è vero che nelle caprifogliacee può mantenersi una certa latenza tossica. Il sambuco velenoso è quello erbaceo, Sambucus ebulus, in italiano chiamato ebbio, puzzolente, sgradevole, molto tossico. Ma anche i frutti di questo, che è un albero, quindi Sambucus nigra, possono essere o indigesti o irritanti. Ma se voi li cuocete, e per fare una confettura, come vi sto spiegando, dovrete cuocerla, ecco che questa sostanza si neutralizza e dunque ecco che la confettura di frutti di sambuco diventa davvero qualcosa di prelibatissimo. Sempre i frutti di sambuco possono realizzare uno sciroppo, glasse, salse, che servono per accompagnare le carni, nel passato la cacciagione. Il sambuco ha delle radici che vengono conservate, triturate in un barattolo e anche loro sono febbrifughe e toniche, aiutano l'organismo a riprendersi da momenti difficili quando è stato messo a dura prova, per esempio perché è arrivata una malattia.
Sono delle piante, queste, selvatiche, che l'uomo ha da sempre adoperato e sconfinano spesso gli usi anche nel mondo spirituale o addirittura in quello magico. Mal di denti, una scheggia di sambuco, che veniva modellata col coltello, si conficcava poi nello stesso tronco del sambuco, invocando una fatina scaturita dalla mitologia germanica, nordica, ancora oggi del tutto presente nelle leggende del mondo tedesco o austriaco, la fata Olda, nome stesso del sambuco, Older. Old, con la H davanti, mi raccomando, è il nome utilizzato per identificare lo spirito, quando vi si credeva, di una pianta del sambuco. Il sambuco è un veicolo, un ponte, e il popolo tedesco, come dice il mio amico garfagnino Ivo Poli, il quale spesso cita questa frase, questo motto, questo aforisma, il popolo tedesco, quando vede un sambuco fiorito in mezzo a un campo, si toglieva il cappello per rendere omaggio a una pianta davvero tanto preziosa. Dovrei anche raccontare dell'uccellagione, ma vista la sensibilità che si ha oggi riguardo la protezione degli animali, eviterò. Ma sappiate che la nostra lunga storia ha anche utilizzato il sambuco per attendere il tordo bottaccio e il tordo sassello quando alla sera o presto all'alba andavano a nutrirsi di questi spettacolari frutti, Sambucus nigra delle caprifoliacee.